Ciao, sono Luca e in questo video vedremo perché non sei seguito in palestra, quindi sveleremo questo mistero del perché tu ti iscrivi in palestra e non sei seguito. Di base il mio suggerimento è sempre quello di premiare un po' i contesti professionali dove sei seguito e quindi dove ovviamente ti viene dimostrata passione e professionalità. Quantomeno se non hai comunque un personal trainer in palestra, almeno essere in un contesto in cui ti viene dimostrato un certo interesse per il tuo obiettivo con una scheda più o meno personalizzata, compatibilmente con quello che hai investito e speso in palestra. Se questo non viene fatto, il suggerimento è di fuggire ovviamente gambe levate tipo Jurassic Park, perché ovviamente non ne vale la pena, come se fossi seguito da Velociraptor, perché veramente bisogna premiare i contesti che lavorano meglio. E a casa puoi fare tutto con una panca, un bilanciere e due manubri, fai tutto con i tuoi orari, le tue esigenze, senza dover per forza adattarti a un contesto che comunque non si interessa di te. Quindi questa è un po' la premessa. Dopodiché, se vuoi comunque andare in palestra e non sei seguito, fondamentalmente il motivo è sempre lo stesso. Molto spesso vieni parcheggiato in alcuni casi su un tapis roulant, perché ovviamente in questo modo sei più facilmente gestibile, invece che avere una persona al tuo fianco che si mette lì, guarda ti spiega gli esercizi, te li mostra, raccoglie le tue informazioni e si stabilisce insieme l'obiettivo. Quindi è un discorso puramente di convenienza. Se io ho una palestra commerciale e devo fare tanti iscritti, non posso mettermi lì in teoria, a seguire tutti, e quindi li parcheggio sul tapis roulant. Quindi vedi persone che fanno ovviamente un sacco di cardio, che ovviamente non serve a niente, per questo molto spesso le palestre hanno veramente tantissimo spazio per il cardio, però è un discorso di convenienza. Io ti parcheggio lì, tu fai 40 minuti di cardio, due addominali, poi vai a fare la doccia, non raggiungerai mai l'obiettivo, ma tanto c'è questo patto implicito per cui tu comunque, non so perché, anche se non sei seguito, continui a venire in questa palestra, e io comunque non devo stare lì a seguirti, a spiegarti gli esercizi, a spiegarti che il cardio fatto così non serve a niente, a controllare che tu faccia bene gli esercizi, a motivarti, a interessarmi di te, eccetera, eccetera. Quindi è un patto col diavolo implicito, dove io, gestore della palestra, non ti seguo, ti parcheggio lì, però tu contemporaneamente, come dicevo all'inizio, comunque continui a venire invece di premiare contesti più professionali, oppure dire: ragazzi, non vengo, non ha senso, mi alleno a casa perché ovviamente il mio obiettivo è importante, io sono importante, non ha senso che sia in un contesto in cui non ci sia rispetto per me. Ovviamente, se è così, diciamo, se prevalesse questa visione, il 98% delle palestre chiuderebbero fra 5 minuti per sempre, perché ovviamente nessuno è seguito e quant'altro, però prevale questo patto implicito per cui, ripeto, uno non è seguito, però ci va lo stesso. Quindi sta a te, per carità. Sii consapevole però che ovviamente se non sei seguito rischi di farti del male, perdere motivazione, perdere tempo, soldi e quant'altro, e troppo spesso ovviamente sottostare a questa modalità di allenamento non personalizzata, non divertente, che appunto è un discorso di convenienza della palestra, che ti parcheggia lì, l'eventuale istruttore di sala fa altro, magari va a parlare con le ragazze, e ovviamente poi dopo in quel contesto lì non c'è rispetto per il te, per il tuo obiettivo. Quindi fai i tuoi conti, non solo economici ma anche esistenziali, se valga la pena in quel contesto non essere seguiti, non avere mai una prospettiva diversa come la offro anch'io in generale. Quindi fondamentalmente non essere rispettati nei propri bisogni, e ripeto, il motivo è sempre quello, è un discorso di convenienza, non di più. E quindi mi raccomando, vedi tu, e come già spiegato in tanti altri video, a casa puoi fare tranquillamente tutto. Io ho quintalate di video per allenarti a casa, dove con poco e dopo 2 o 3 mesi ti sei già ripagato la tastatura, fai tutto e non devi star lì ovviamente a pagare per contesti dove non sei seguito. Quindi questo è un po' il video di oggi, ti rimando agli altri miei video, compreso anche il video cosa fare se non sei seguito in palestra e eventualmente come valutare se la scheda che ti viene fornita va bene per te, quindi come trovi tutto. E infine, oltre al discorso autoconsapevolezza, sul mio sito Paradigma che io propongo, ti rimando al mio servizio di personal trainer online se vuoi essere seguito da me e quindi fare un salto di qualità. Ciao! Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.